Il comitato dei sindaci del Cremonese si riunisce di nuovo alla ex chiesa di San Vitale a Cremona. Oggetto di discussione, oltre alla possibile costruzione del nuovo ospedale approvato da Regione Lombardia, la creazione di un PREST, presidio sociosanitario territoriale per i servizi sanitari essenziali all'ex tribunale di Crema, oggi in disuso, e soprattutto il futuro delle case di riposo, duramente colpite dall'emergenza Covid. Alla luce in particolare della vicenda della pandemia e del Covid, indubbiamente ha aperto una discussione molto forte sul rapporto fra i territori e le decisioni che riguardano la salute dei cittadini, che era un po' l'ambizione originaria della legge 23, in realtà non ha funzionato. La seconda pista di lavoro possibile è quella che riguarda tutto il mondo delle residenze per anziani, dell'RSA. Noi come ambito cremonese siamo un gigante da questo punto di vista e quindi questo ci carica della responsabilità di provare a costruire un futuro per queste strutture che oggi sono in grandissima sofferenza, in grandissima difficoltà. C'è il problema delle prestazioni ambulatoriali di ricovero per chi non è malato di Covid. Poi bisogna affrontare ad esempio il tema della telemedicina, ma lì ci vogliono risorse di distribuzione di computer sul territorio. Voglio dire, i problemi sono tanti, proprio però perché sono tanti mettiamoci un calendario fattivo e che soprattutto risponda alle esigenze della popolazione, insomma. L'emergenza Covid è stata molto pesante, i reparti vuoti evidentemente hanno creato dei disservizi e dei disavanzi che difficilmente riusciremo a colmare entro l'anno. Per cui la prospettiva è che molte case di riposo chiuderanno l'anno con dei deficit abbastanza significativi.